ha bisogno di vivere con noi. Non è un cane che si può lasciare dormire o si può lasciare tutto il giorno all'aperto. Ha un estremo bisogno di contatto con la sua famiglia. È un cane che può vivere tranquillissimamente in appartamento, anzi, può vivere molto meglio in appartamento che non in giardino, nel senso che in giardino il cane principalmente, il Golden Retriever principalmente dorme, non sta tutto il giorno a correre avanti e indietro. A lui piace correre con noi. Quindi quello che io dico non è lo spazio, ma è il tempo che bisogna avere a disposizione per crescere adeguatamente un Golden Retriever. Una giornata tipo, al mattino gli si fa fare una passeggiatina, neanche troppo lunga, si può sfamare dopodiché e lui può dormire tranquillissimamente e anzi, come potete vedere, tutta la mattinata. Io quello che consiglio è almeno 40 minuti, una passeggiata di 40 minuti, un'ora al giorno. Quello ne hanno bisogno, di giocare a palla o comunque proprio di interagire con noi. Quello che dico sempre alle famiglie che prendono un cucciolo da me è quello che io ci sono sempre per loro, per tutto il resto della loro vita. Quindi seguire i miei consigli e per qualsiasi problema rivolgersi a me. Quando il cucciolo arriva a casa, i primi giorni ovviamente, essendo lontano dai fratellini e dalla mamma, può avere un pochino di disagio, quindi bisogna lasciarlo ambientare, lasciarlo tranquillo per qualche giorno. Dopodiché iniziare a fargli fare il più esperienze possibile, qualsiasi tipo di esperienza fin da subito. Dai 2 ai 3 mesi i cuccioli superano le loro paure in maniera facilissima. Quindi normalmente quando sono a casa è difficile che possano sentire il rumore di una macchina, di un clacson o di un treno o di una pentola che cade. Quindi quello che io consiglio è di portarli a fare qualsiasi tipo di esperienza fin da subito. Questo li aiuterà a non avere paura Certo. della città o di determinati rumori.